Cioè, perché il testo è che era in francese? Perché? Italiano, francese. Vabbè. All'epoca, essendo anche i primi videogiochi essere tradotti in italiano, a volte venivano tradotti con il culo o comunque con diverse errorini, eh. Davanti qui no. Sì, ma è strano, ma è possibile che solo ste gemme stanno qui? E invece raga, già ti sono stato a morire, ma dove? Così presto? Dormite voi. Non è manco mezzanotte. Raga, io vi giuro, io già nel periodo delle scuole superiori, primo superiore, già dormivo verso le 2 di notte, quindi noto che i tempi sono cambiati. Non aspetta, mi sa che devo salire un attimo ancora più sopra, perché ci sta un segreto, sì. Vai. Fatta, andata, andata. Ma dove pensavo di essere morta? Ah, devo andare a sinistra. Che fatto, cos'è il dormire, raga? Ma poi, pure la scuola, cioè voi frequentate le lezioni... Come funziona a distanza? Da me e all'università cosa fanno semplicemente? Fanno i corsi online, registrano, oppure registrano gli altri, diciamo, colleghi, e io tranquillamente faccio fare tutto il lavoro sporco a loro. Così mi posso svegliare all'una, due di pomeriggio con il piatto a tavola e posso rivedermi tranquillamente la lezione registrata, mentre gli altri si devono svegliare alle... minimo alle 8 di mattina. Guardate quanto sono furbo. Cioè, ci mancavano i mostri pistoleri qui. Che faccia da cacchio. Mamma, dove devo andare? Non è che c'è qualcosa sotto, ma... Già so che mi pentirò di provare a scoprirlo. E infatti. Ah. Cioè, posso fare anche i fantasmi, eh. E infatti prende, porca te che sto per morire. Figlio di una buona fantasma che sei. E guardatelo quanto è figlio di buona mamma. Ah. Sì, ma Vincent, sto morendo relativamente poco. Non mi preoccupo più di tanto. Quello che intanto spara a caso dalla lunga distanza. No, ancora non ci posso arrivare. Aia. Questi sono i più scoccianti. Oh mamma mia. Olle. No, andiamo prima a sinistra. Ma potrei anche provarci, sinceramente, ma non credo di farlo. Dipende un po' come andiamo spediti, eh.
dipende anche dalla volontà di salvare tutti quanti, ma penso che faremo una seconda live per salvare gli ultimi superstiti. E non c'ho proprio voglia di impazzire a cercarli. Che bene, questa cosa ci sarà anche Rayman, con l'unica differenza che Rayman... Il gioco è proprio difficile. Forse il platform 2D più difficile che ho giocato in vita mia. Molto punitivo, non perdona minimamente. Oh, ecco qua là, ci sta un altro qui. Peccato che Rayman dal secondo in poi è diventato molto più facile. Vabbè, Azur, ma chi deve spoilerare su Clonoa? Cioè, sinceramente parlando. Anzi, chi cavolo lo conosce sto gioco in Italia? Cioè, no! Che botta di culo. Oh oh, qua mi sa che... Dicevamo? E puoi capire quando finisce sta cosa del Covid. Cioè a me mi ha rotto proprio i coglioni. Cioè fanno zona gialla, arancione, rossa, arancione, giallo. Non sanno manco loro che cacchio fare. Ma perché cade di sotto? E muori, va. Mamma mia. Quante volte sto morendo come un fesso. Ah, Vincenzo, non sanno manco loro come gestire la situazione. Indubbiamente. Non sanno manco loro. E non è che stia vedendo chissà che grossi risultati, eh? Siamo proprio in una situazione di stallo. Ma mo' ce l'ho fatta. Che cavolo. No! Vai, Clonoa! Buono, salvati tutti e sei. Hollow Knight mai giocato, ce l'ho su Steam, ma mai startato. Prima o poi lo farò, perché me ne parlano molto molto bene. A parte il fatto che devono fare anche il seguito. Non è proprio un Hollow Knight 2, però è un altro titolo della saga. Quando siamo ritornati con il testo in italiano. Vaffanculo a me. E la mia voglia di seguire questi stronzi. Te pareva. Dai, dove sta? Ecco qua. Mi aspettavo uno da liberare. Oh, attenzione che qua ti fanno la fregarella. Ecco un altro da salvare. Preso. Ah, c'è proprio una waifu. Ok, allora non l'andrò a cercare perché sono molto curioso di scoprire com'è fatta. Un attimo. No! Me l'ha ucciso sul più bello. Ma quindi Letizia, non credo, cioè tu hai giocato sia il 2 che il primo. Qua mi sa che mi serve il... ecco un altro fantasmin. Questi non si rompono. Ok. Ah, ecco. Mi stupisco perché veramente in pochi conoscono Clonoa.
Ma che dinosauro che è morto qui? Allora, vediamo un po'. Vai! Ma vado avanti o in segreto? Bella domanda, no? Ma forse... mi sta bene così. E però devo andare qua sotto un attimo. E mo? Vado prima giù. Andiamo prima giù. Che palle sti cosi col fuverello. Cioè mi scoccio proprio di aspettarli. E vai vai. No, non vedete che c'è solo questo qua giù. Che cavolo sono sceso a fare? Dai. Aspetta qua, bisogna stare un po' attenti. Ok. Solo da LOL. In effetti. E ma dove vado? A destra o a sinistra? Sono manco io che strada prendere. Ma qua mi sa che andiamo avanti, eh. Ma che si muore? Si va avanti qua, mi sa. Andiamo prima a destra. E intanto altro manzettino quotidiano. Sali sopra. Sali sopra. Mannaggia a te. Come cavolo devo fare? Ah, il fantasma. Quel tizio da salvare. Meno male che ho controllato. Perché Yuselaya? Wow, su, guarda, non l'avevo capito sta battuta. Mi sa che siamo vicino alla fine. Ecco qua, raga, la nostra casetta. Con tanto di nonno. Si è attrezzato bene, gioca. Ok, Black, ciao, alla prossima, buonanotte. Ha dovuto fare le cose in grande.
Potete già aver capito cosa è successo. E se ne va con il pendente. Ora, altra boss fight con musica Gigi. Curarmela. Proprio da prendere a pugni in faccia. Ecco, altro animaletto da compagnia con cui dovremo avere a che fare. Ora bisogna colpire tutti i vari triangolini colorati, che sono nel suo punto debole. Innanzitutto dobbiamo avere un nemico acchiappato. Fighissima comunque sta boss fight. Vai. Bene. Ma non mi ricordavo che si vedesse il sangue. Oh madonna. Fai così. Cavolo, ho preso soltanto uno. Aspetta un attimo che esploda tutto. Manca l'ultimo. Non è durato un cavolo. Non abbiamo avuto neanche il piacere di sentire tutta la musica al completo. Perché all'epoca i giapponesi erano veramente mille anni avanti a noi, Aga. Ora purtroppo il metodo di sviluppare videogiochi in Giappone è abbastanza antiquato, non adatto agli standard odierni, però all'epoca veramente rompevano il culo in tutto il mondo. Mo non è proprio più così, però ancora escono bei giochi da parte loro. Cioè, parlo proprio di giochi che veramente ancora oggi possono rinnovare il medium videoludico. Oddio, papà. Ecco, intanto il nonno sta morendo, mentre sto a spiegare. Buon, ecco, io lo vedo uguale al nonno. Waifu. No, vabbè. Dopo devo dirvi una battuta. Nonno ci muore. Waifu Decci, va bene. E vai così. Quando i figli di Cronoa diranno: papà, ma qual è stata l'ultima parola che ha detto il nonno?
Waifu. Audio. Ora vola. Ha senso. E Pamela. Ah, l'avevo confuso per il figlioletto. O figlioletta. Ecco, ora inizia la parte faiga. Andiamo in volo verso il Tempio del Sole. Ogni lavoro. Cadu!